Civil Week 2024, ci troviamo nel comune di Settimo Milanese in compagnia di Luigi e Valerio della consulta del volontariato di Settimo Milanese che ci racconteranno dell'iniziativa Laboratorio di Comunità che si terrà nella giornata di oggi. Iniziamo subito la nostra giornata presentando il nostro stand, no? In cui sul nostro tavolo, come vedete, abbiamo degli strumenti per poter lavorare nelle comuni case dei nostri appartamenti tramite una levigatrice, un trapano levigatrice. Poi naturalmente anche un saldatore, una cucitrice e piccoli oggetti come viti, dadini o roba del genere. Noi facciamo delle piccole riparazioni che naturalmente prestiamo alla nostra cittadinanza e in più naturalmente facciamo anche delle visite a domicilio in casa di questi nostri cittadini di Settimo tramite l'assistente sociale che c'è naturalmente la nostra amministrazione che ci dà questa autorizzazione per fare i piccoli lavori tipo il cambio della tapparella o una lampadina o magari una presa di corrente o cose del genere. Io direi che per il momento non vorrei dire tante cose perché c'è anche il mio collega Valerio che potrebbe dire in più di me. Buongiorno, questo nostro gruppo è nato circa 7-8 anni fa sempre nell'ambito dell'organizzazione di Oltre i Perimetri. Oltre i Perimetri racchiude parecchie organizzazioni e parecchie attività, quindi dai ragazzi dell'Emporio, da Guardaroba Amico, da Soli Mai per i Nonni, tutti il lunedì mattina e altre organizzazioni. Questo gruppo è nato 7-8 anni fa, siamo circa 8 ragazzi del 49 o giù di lì e ci prestiamo appunto a dare disponibilità di manodopera, di attrezzature, ad esempio agli ortisti di Vignolo di Settimo che hanno bisogno dell'attrezzatura per gli orti, per il quale magari non possono investire certi soldi. Noi abbiamo questi attrezzi che arrivano da o donazioni magari di persone che hanno svuotato box, quindi si sono liberati di attrezzature diciamo obsolete che però per noi vanno bene. In più, 2 anni fa il territorio della Rodense ha bandito una gara per quanto riguarda i progetti su tutto il territorio. A fronte di questa gara qua noi siamo arrivati primi e abbiamo usufruito di un premio di 2000 euro il quale ci ha dato la possibilità di comprare attrezzature presso un grande magazzino e da lì diciamo abbiamo allestito ancora di più tutti i nostri materiali. Ci autofinanziamo, vuol dire che noi non chiediamo niente, tutte le attività che facciamo sono attività che facciamo gratuitamente e come diceva amico Luigi facciamo solo attività presso persone che magari ne hanno bisogno e che comunque ci vengono segnalate dall'assistente sociale. In più 7 mesi fa è nata nell'ambito sempre del nostro gruppo, anche perché nel nostro gruppo è subentrata una persona che arriva da una realtà di ceramista e abbiamo dedicato praticamente qualche giorno alla riparazione di giocattoli, soprattutto di giocattoli vintage, un po' meno gli elettronici che per noi diventano un po' più difficoltosi, però abbiamo visto che per quanto riguarda i giocattoli vintage ne sono arrivati parecchi, soprattutto a persone anche anziane che avevano in casa magari bambole di ceramica, carillon o altre cose che non pensavano nemmeno di riparare, quindi noi abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che si è messo a dietro riparare anche questi giocattoli qua un po' vintage. Questa è tutta la nostra attività. E vedo anche, abbiamo proprio qua alla nostra destra un'altra attività che svolgete, la riparazione di piccole riparazioni di cicli, anche perché comunque sia nell'ambito della nostra attività noi assolutamente non vogliamo far concorrenza ad artigiani presenti sul territorio, anche perché comunque gli artigiani devono rimanere sul territorio. Facciamo piccolissime riparazioni, è un di più che facciamo sempre gratuitamente, che può essere cambiare un filo, un pattino di una bicicletta, soprattutto per biciclette per bambini, quindi la nostra attività si limita a queste piccole riparazioni. È molto variegato comunque, come vedete, no? Tutto sommato, no? Certo. Si presta a tante cose che molte persone oggi come oggi non sono in grado di fare perché naturalmente non hanno tanto di possibilità, ma anche forse per le nuove generazioni che rispetto alle nostre non hanno la pazienza
non hanno molte latitudini di poter fare certi lavori, certo, normali di casa, ecco, di appartamento. E sempre per questa Civil Week siamo nel parco di Settimo Milanese, sì, circondati da tantissimi bambini. Tantissimi. Vedo che ci sono stand di scambio di vestiti dai 0 ai 10 anni. Sì. Soprattutto abbiamo la presenza, poi potete vedere, del guardaroba amico. Il guardaroba amico è un'entità, devo dire, pazzesca e grandiosa, perché richiama tutti i mercoledì cittadini che vogliono portare degli abiti dismessi, ancora buoni, che non usano più. Questi abiti vengono distribuiti poi la domenica mattina a altri cittadini che hanno bisogno. Tanto per dirvi, ci sono delle domeniche mattine in cui ci sono 200 persone in attesa di ricevere qualche abito, e quindi dobbiamo regolamentare anche l'accesso, certo, perché comunque l'affluenza per chi ha bisogno di abiti anche dismessi è molto elevata. Siete un valore importantissimo per la comunità di Settimo, da quello che sto capendo, e noi vi ringraziamo per il lavoro che fate e vi chiediamo di continuarla a fare con la passione, la voglia che vi contraddistingue, e vi ringraziamo ancora di cuore e auguriamo a tutti una buona Civil Week. Grazie mille. Grazie mille.